Starting standby.
Starting standby. Buonasera ragazzi, ciao a tutti, ciao Enzo, ciao amore. Non ti preoccupare, porta volentieri Carlotta, anzi dagli un bacio da parte mia. Come state ragazzi? Scusate il ritardo, ma ho un po' di mal di testa, quindi ho preferito ritardare la live. Grazie Enzo per l'hosting, quindi sarò molto scialbo, molto calmo quando parlerò. Non correrò perché se faccio le cose di fretta mi scoppia la testa, quindi perdonatemi. Come andiamo? Come state? Io mi sono protetto, mi sono messo una bella fascia collo, mi sono messo una bustina, mi dovrebbe passare fra una ventina di minuti, spero, speriamo. Risolto, si è alzato. Meno male, ma per te te lo dico, amore, che così ti puoi rilassare in qualche maniera o comunque puoi stare a casa. Quindi stavo dicendo, se parlo piano, non leggo qualche commento o mi sfugge qualcosa, perdonatemi, il mal di testa è atroce quello che sto provando. Non dovevo andare nemmeno in diretta, però volevo tanto riparare questa PlayStation perché la 7502 di ieri è pulita, è riparata, è perfetta, si può vendere. Quindi già una PlayStation è a posto. Adesso passiamo alla 9002, infatti ho messo come titolo 9002 sorprese per te. Azze, come mai? Non lo so, stamattina mi sono svegliato con il mal di pancia, successivamente torcicolo, adesso mal di testa, adesso pian piano le cose si sta passando, però devo fare con calma, con tranquillità. Con tranquillità passa tutto, l'importante è che non corra. Dunque, abbiamo questa 9002, che sì, esteticamente è messa molto bene. E il primo problema che noto è che la lente è offuscata, è appannata, è strappannata. Quindi vedremo di darci una mossa. Vedo che qua c'è una crepa. Infatti qua c'è lo stesso difetto. Mannaggia. Ovvero lo spindle è separato. Ora io mi chiedo, spero sia soltanto un problema di spindle, perché se è un problema di spindle lo risolviamo subito. Allora, prima di iniziare voglio vedere se il disco gira, se oscilla poco. Fortunatamente oscilla pochissimo. Quindi la prima fix che faremo è sistemare questo, che come sempre è una grande rottura di coglioni. Però stavolta non oscilla. Ecco, però perde le sfere, ecco, mannaggia. E quindi ok, diamoci una mossa, vediamo un po'. Poi l'accendiamo, vediamo il tutto. Perché dobbiamo sistemarla in qualche maniera. Almeno 3 su 4 dobbiamo sistemare. C'era un'altra 9002, ma non l'ho sistemata perché, vabbè, il case non era il suo, mancava la lente. Insomma, ho preferito tenermela per sistemare la mia SCP H1000. Spero non sia un problema, cioè spero non vi faccia dispiacere. Quindi ripareremo 3 PlayStation al posto di 4. Però, appunto, la mia 9002 è cioè la mia 1000, scusatemi, è stata, diciamo, abbandonata in mezzo alla polvere, senza pezzi, senza niente. Quindi ci stava, ecco, in qualche modo dargli un laser per farla funzionare. Ok, noto che c'è un piccolo problema, ovvero la sfera sfugge. Com'è possibile? Non dovrebbe sfuggire. No, non sfugge, meno male. E allora rimettiamo questo. Mettiamo questo O-ring. È un O-ring, per chi non lo sapesse, è una specie di guaina di guarnizione. Non prendetela per elastico o per cinghia, perché non è quello che pensate voi, è semplicemente una guarnizione. Serve per calcolare le distanze tra il disco e la guaina. Ok, proviamo a reinserirlo così, molto bene. E vediamo se il disco oscilla. No, oscilla, sì. Ok, non oscilla più. Perfetto. Quindi estraiamo di nuovo questo coso. Ovviamente con tutte le sfere uscite, possibilmente. Mannaggia. Sempre rotture. Devo sistemare questa PlayStation.
Vediamo di sistemare questa cosa qui. E successivamente passare all'accensione per vedere se si accende. Questa che manco si accende, quindi. Mo vediamo. Allora, questo lo mettiamo qua dentro. Prendiamo l'attack, fortunatamente ce l'ho. Meno male, che l'ho comprata. Non avevo assoluto bisogno. L'importante è che. Quando entra questo pezzo. Perché non avevi la console prima di accenderla, oppure no? Sì, certo, è normale. Non lo posso fare, oppure la lascio così giusto per vedere i sintomi. Non è un problema, Vincenzo. Faccio così, ora la apriamo, non ti preoccupare, stai tranquillo. Allora, comunque, vediamo un po'. Allora, mettiamo questo qua. Di volta questa cosa delle sfere è una gran rottura perché si porta il suo tempo. Però va assolutamente fatta, anche perché non ho più un motor spindle di ricambio. E io lo devo sistemare sta console in qualche maniera. Vedere la condizione della scheda madre. Sì, Enzo, la apriamo, non ti preoccupare. Dammi tempo, facciamo tutto. Okay. Andrebbe messo così. Perfetto. Molto bene. Ok, puliamo questa parte e subito mettiamo l'attack. Così risolviamo questo problema qua. Per pulire questa parte ovviamente basterebbe uno spazzolino normale. Questa parte qui è incollata. Perché se qualcuno abbia messo le mani sulla scheda non si sa mai, come la console di ieri, che mancano le vite. Beh, certo, è normale. Però appunto bisogna vedere appunto quando apriremo che cosa c'è che non va, appunto. Lo vedremo fra poco. Allora, sto mettendo qua. Ci mettiamo un goccio d'attack, ma giusto un goccio qui. Perfetto. E vediamo di tenere fermo per 15 secondi, 20 secondi. Per il resto come state? Come andiamo? Qua si è messa a piovere e stamattina c'era una bella giornata di sole, quindi si è rovinato un po' il tutto. Però vabbè, dai, non è un problema. L'importante è stare a casa e anche a luce. A me devo dire che questa sciarpa che ho è perfetta, perché effettivamente riscalda molto molto bene il collo. Il problema è questo, cioè il collo. Che poi per il resto non ci sono problemi. Abbastanza bene, tu, io te l'ho detto, bene, potrebbe andare meglio, ma bene. Anzi, facciamo una cosa, prima di sistemare il laser, cioè dopo aver sistemato il laser, vediamo un po' come va qui. Cioè se si accende, se ci sono problemi, vediamo subito. Ok, la console dovrebbe essere accesa. Vediamo subito. Io ovviamente non posso sentire il sonoro, vorrei tanto sentirlo, ma dovete dirmi voi. Allora, il primo problema che noto è che il pulsante di accensione, come sempre, è sporco. Pulsante di reset, ragazzi, guardate un po'. Pulsante di reset rimane bloccato. Vedete? Una cosa incredibile. Si sente? Ok, allora funziona già, quindi l'SPU già è a posto. E allora, vediamo un po' come oscilla, perché devo vedere un po'. Mamma mia che culo, oscilla poco, anzi non oscilla per niente. Quindi questo problema del motor spindle è sistemato, meno male. Bene, smontiamola, vediamo un po' cosa possiamo fare. Questa la mettiamo qua, che è l'attack. L'attack, un consiglio che vi do è quella di metterla sempre a testa in su. Non fate il contrario, altrimenti che succede? Si blocca, cioè si ossida, si asciuga. Stringete bene il tappeto, perché altrimenti poi è un casino. Mi immagino, cioè, parecchia polvere, parecchia schifezza, parecchie robe, ecco, che non vanno.
momento. Dovrei comprare dell'alcol isopropilico, appena posso lo faccio perché ne ho assoluto bisogno. Ma ora vediamo. Ok, fatto che si accende già è una gran cosa. Andiamo subito. Questo. La madonna, madonna mia. C'è parecchia, parecchia ruggine, parecchia, parecchia spuccizia. Cioè, veramente, mamma mia, messa molto male. Alcune saldature andrebbero rifatte. C'è parecchia, parecchia ruggine. Parecchissima ruggine. Non è un problema, perché alla fine il case ce l'ho. Però, procediamo con ordine. Vediamo se la lente legge, prima cosa. Questo si è risolto, perfetto. Vediamo se la lente legge. Quindi adesso io inserisco i cavi. Perché ovviamente tutti, il venditore diceva c'è un problema di lettura. Vediamo se oscilla. No, non oscilla, ottimo. È perfetto, anzi è stabilissimo, nonostante io l'abbia incollato. Bene, quindi proviamo ad accendere e vediamo se effettivamente la console legge. Ovviamente non legge. Ed è normale, ragazzi, voi non potete capire quanto è sporca la lente. Anzi, farei una foto se fosse possibile. Accidenti. Perché non legge? Non pensate subito alla taratura, problemi meccanici. No, il problema qui è evidentissimo. La lente è appannata. Grazie, grazie. Grazie. E la polvere della console? Sicuramente. Anche il tempo. La lente è sporchissima. È sporchissima, ma veramente, veramente sporca. E adesso gli diamo una pulita e vediamo un po' di risolvere. Infatti c'è uno schifo qui. Il cristallino era sporchissimo anche dentro. Quindi sta PlayStation ha bisogno di un bel po' di cure. Ma può tornare in pista tranquillamente. Cioè c'è veramente uno schifo nella lente. Uno schifo. Però vedo che c'è sporcizia anche all'interno, quindi il nostro compito sarà quello di pulire la lente. Ma comunque. Ok, vediamo se legge adesso. Non legge. Allora, voglio vedere se emette le radiazioni. Ok, le radiazioni le emette. Quindi emette il fascio di luce, però non legge lo stesso. Conservata in malo modo sta console? Assolutamente sì. Conservata molto molto male. Secondo me si è starata. No, non credo si sia solo starata. Penso che è proprio sporca. Il cristallino interno della lente è sporchissimo. Difficilmente una lente così si sta. Ma comunque ora la sistemiamo. Quindi ora vediamo. Va bene, va bene, va bene. Si può sistemare, non vi preoccupate. Prima di procedere a pulire altre cose, prima vediamo di sistemare la meccanica e poi l'elettronica. Come sempre. Perché sì, ok, ho pulito il cristallino interno, ma dentro la lente c'è uno schifo, c'è una marea di sporcizia, quindi il cristallino va assolutamente pulito. Quindi va bene, allora, prima cosa da fare, puliamo l'alimentazione. Dobbiamo sistemare il pulsante di reset che si incastra, non so come sia possibile. Ora vediamo come fa. Tu sei un campione, addirittura. Sei troppo gentile, Vincenzo, ma credimi, sono un essere umano come tutti gli altri, fidati. Anzi, sono uno dei peggiori esseri umani in assoluto, secondo me. E allora, le saldature del socket della 220 vanno rifatte, come la prassi, ecco. E vediamo se riesco a trovare. Ragazzi, un attimo solo, fatemi prendere il mio pennellone, quello grande. E dammi, non avevo sentito bene quello che dicevi a proposito della tua 1000. Dico, avevamo due 9002, una 7502 e una 1002. La 7502 l'abbiamo sistemata. Ora sistemiamo questa 9002. E l'altra 9002 aveva il case sbagliato, era senza spindle. Quindi diciamo che mi sono fatto una specie di regalo. Piuttosto che riparare quella 9002 e venderla, preferisco darla alla mia 1000, alla Miss CPH1000, che è senza laser da almeno 3 mesi, perché l'ho ceduto per un'altra PlayStation. Quindi non è che si da buttare. Magari un giorno avremo una 9002 con una scheda madre andata, si cambia e siamo a posto. C'ho tutti i pezzi, c'ho anche un alimentatore in più. Quindi diciamo che ho preferito prenderla per pezzi di ricambio piuttosto che sistemarla. Quindi va bene. Allora fatemi prendere il pennello perché dobbiamo pulire qua. E torno subito. Arrivando.
Allora, eccomi. Non riesco a trovare il pennello, che è il pennello praticamente che uso per pulire. Non so che fine abbia fatto. Eppure l'ho usato ovviamente per pulire. Questo pennello mi serve. E non lo sto trovando. Non lo sto assolutamente trovando. Vediamo, fatemi cercare una foto. Devo essere qui da qualche parte. Ma se l'avevi toccato ieri? Sì, sì, no, ma l'ho usato oggi. Devo ricordarmi dove l'ho messo. Un classico, c'è sempre una novità. Torno subito, fatemi controllare ancora, per favore. Niente ragazzi, non riesco a trovare questo pennello purtroppo. Ciao il lottatore, buon pomeriggio, come va? No, non lo trovo questo pennello, lo cercherò più in là, ne userò un altro. Non è un problema. Come va? Come andiamo? Ciao. Userò un po' di... un pochettino più di forza per pulire, perché ovviamente questa setola è un pochettino più dura, ma va bene lo stesso. Come va? Ciao lottatore. Sì ragazzi, grazie amore per lo shootout di Mix. Stavo dicendolo, stavo per dirlo, ecco. Bene, a te tutto bene, a parte un po' di mal di testa, tutto bene, tu come stai, come va? E allora, vediamo un po' di procedere. Ho messo cosa per delle sedole, perfetto. E allora, chissà dove lo metto, ogni volta che pulisco qualcosa, mi dimentico di qualcosa, automaticamente perdo accessori, pennelli, cacciavite, sempre così a casa mia. E allora, poi a posto, perfetto. Allora, prima cosa da pulire è il, come si chiama, il pulsante di accensione, quindi stesso discorso, la molla, le cose, sempre là siamo, sempre lo stesso difetto proprio. Ok, questo è sganciato. Abbiamo un cacciavite a taglio sottile, tipo questo, va più che bene. E lo vediamo subito.
Fatto, perfetto. Vediamo un po' come sono messe le lamelle. Lamelle sono messe bene, però appunto sono da risistemare. A casa mia è un caos, perdiamo facilmente le cose e poi col passare del tempo si possono ritrovare. Eh sì, infatti sono sicuro che ritroverò quel pennello. Però mi scoccia perché l'ho usato appunto per pulire delle PlayStation, per sistemare una PlayStation, la 7502, ecco, per pulire. Ok, qua i contatti sempre sporchi. Quindi lo puliamo, vediamo un po'. Vediamo di pulire. Sistemiamo anche il pulsante di reset, che penso con un po' di WD-40 si sistema, no? Senza problemi. Si sarà annidata parecchia polvere. Qui a casa ho perso il portafoglio. Eh no, ma a me capita spesso sta cosa di perdere il portafoglio a casa, principalmente. Mi capita molto molto spesso. Spessissimo. È normale perché alcune volte abbiamo sì la memoria fotografica, però alcune volte ci perdiamo. Ehi Iole, ciao! Ehi Iole, salve! Ciao cara, come va? Tutto bene? Salve, buon pomeriggio. Come andiamo? Vediamo un po' di pulire qua. Ah, comunque spero che le musiche siano di vostro gradimento, sono di Ridge Racer Type 4. Quindi spero siano, vi piacciono, ecco, in qualche modo. C'ho 100 pensieri per la testa, figurati. Come non posso non capirti? È impossibile. Cioè, in questo periodo è normale avere sempre 100 pensieri per la testa e dimenticare qualcosa. Infatti, mio padre mi dice sempre che sono piuttosto sbadato. E allora, vai a posto. E sì, ragazzi, visitate anche il canale di Iole, che merita. Scusami Iole se sembro un pochettino mogio mogio, però avendo un po' di mal di testa, diciamo che sono un po' spento. Ah, se mi dovesse andare. Se mi dovesse venire appunto lo stimolo di andare in bagno, perdonatemi, è la Oki. La Oki. Che fai, Dami? Ripariamo PlayStation, tanto per cambiare. Che devo fare? Che devo fare? Questo è il mio lavoro al momento, riparare PlayStation. Quindi pulisco, sistemo, revisiono e vendo. Che devo fare? Ok, così a posto. Poi. Vediamo un po'. Questo va così. Perfetto. Poi rimettiamo questo. Good. Eh sì, no, ma infatti. Cioè, non mi lamento, è un bel lavoro, mi diverte, devo essere sincero, mi diverte. Però, sai com'è? Non è molto. Non è sempre retributivo, cioè non sempre ti dà quello che ti dovrebbero dare, cioè nel senso che è un po' come lavorare a cottimo, ecco. Quindi sì, ci vuole un po' di calma prima di vendere, però vabbè, al momento è il mio unico lavoro. Ciao Franci, bello sto l'alimentatore. E l'alimentatore dobbiamo sistemare, qua non funziona. Da sistemare completamente. Ciao Franci, come va? Ogni volta non mi riesce mai al primo colpo. Ogni volta è sempre così. Ciao Franci, come va? Tutto bene? Come andiamo? Ragazzi, se mi sfugge qualche commento, ve l'ho detto, è perché ho mal di testa, perché sono concentrato con il coso, quindi perdonatemi tanto. Perdonatemi tantissimo. Vabbè, andiamo così, lo riproviamo. Ah, ma è un po' piegato la molla. Ok, pulsante di accensione sistemato, vediamo un po' che succede. Che dialetto strano, eh sì, dovrebbe essere tipo mezzo napoletano, mezzo siculo, però non mi riesce molto bene, quindi sì, dialetto molto strano. Tutto bene, dai, devo fare una relazione di educazione fisica. Oh, di fisica, scusami. Fai bene, Franci, non ti preoccupare, sei tranquillo. Allora, il pulsante di accensione è sistemato perché adesso il contatto lo fa benissimo. Quello che rimane da fare è il pulsante di reset, che è tutto bloccato. E stavolta userò il WD-40. Se non dovesse funzionare, dovrò dissaldare il pulsante e metterne un altro, che non è un problema, ce li ho. Però vedete, già si è sistemato. Con un po' di WD-40 si sistema. Pulisce i contatti e lubrifica. Meglio di così si muore. Infatti,
frattempo accendiamo il saldatore, che dobbiamo rifare le saldature. Togliamo un po' di 40 in eccesso, perché sì, non è conduttivo, potreste anche lasciarlo così, ma è una cosa che mi dà fastidio, ecco. Ok, direi che è sistemato. Quindi così è perfetto. Come sempre, ragazzi, io vi informo che sono disponibile su Facebook, c'è una pagina Facebook, sul YouTube per vedere le repliche, c'è un canale Telegram, quindi iscrivetevi se vi fa piacere. Per le donazioni, al momento state fermi con le donazioni perché purtroppo, avendo la PayPal da poco, potrebbero risultare bloccate, quindi questo mi creerebbe non poco dispiacere. E se siete abbonati ad Amazon Prime potete sostenermi o sostenere uno streamer di vostro piacimento senza spendere un centesimo. Quindi mi raccomando, approfittatene, approfittatene. Io lo dico sempre per fare un po' di pubblicità, un po' di propaganda, o comunque per aiutare un po' l'utente a seguirmi. Veramente tanto 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 tanto. Per il resto come state? Io oggi volevo parlare tanto di cibo, che oggi ho mangiato un bel piattone di tortellini, devo dire. Tortellini con panna e salsiccia, veramente favolosi. Però, appunto, siccome abbiamo ancora molto lavoro da fare, magari meglio di no, meglio di no. Allora, il pulsante di reset non ha crepe. Vogliamo vedere se ci sono crepe da altre parti. No, le crepe stanno solo qua. Qua c'è una crepe, qua c'è una crepe. Questa salatura stranamente è stata rifatta. Insomma, se è possibile. Comunque, va bene, dai. Ciao a tutti, Damiano, Loretta e Enzo. Ehi, bra, 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 bra. Non resta lungo, sono venuto a passare, tranquillo, Fra, non ti preoccupare. Come andiamo, bru? Tutto bene? No, Dami, no, va bene, no, non parliamo di cibo, perché non voglio far venire mal di testa, ecco. O comunque non vi voglio fare ingrassare. Come dice, io ogni volta che parlo di cibo faccio ingrassare qualcuno di 20-30 kg, quindi perdonatemi tanto. Ah, come lavoro? Quindi stai lavorando? Che stai combinando? Anche se sono scazzato per quella faccenda là, lo so molto bene. Infatti, mi fa piacere che Gianluigi e tu la stiate risolvendo in una maniera incredibile, cioè in maniera molto molto professional. Però è veramente ingiustificabile anche perché, ripeto, ci abbiamo lavorato da cima a fondo, almeno voi con questa cosa dei. Almeno tu con questa cosa delle tracce XA, in qualche modo ci hai lavorato tanto, quindi vedere che ci fregano qualcosa dà molto molto fastidio. Moltissimamente fastidio. Che va bene così. Sì, la voglio. E chi la smuove più una saldatura del genere? A me già andata del caspio, se ne sono andati 300 euro a volo tra scaldina e idraulico. Alla faccia, 300 euro così, volati in una botta. Ma così tanto si prende un idraulico, 300 euro. O almeno, è detto scaldino e idraulico, quindi voglio dire, sarà una spesa combinata. Sì, infatti, ma poi si inventa scuse, ma vabbè, no. Quello veramente ha qualche problema psicologico serio, infatti è meglio starne alla larga. Meglio starne assolutamente alla larga. Io 2 anni fa persi 50 euro per strada, ecco, se mi fosse successa una cosa del genere, io fortunatamente a me non è mai successo, ma se mi fosse successa una cosa del genere sarei depresso tuttora, perché 50 euro sono 50 euro, non è che sono 4 patate, capito? Sono sempre soldi. Quindi quello mi creerebbe parecchio dispiacere, ma comunque. Vediamo un po' come va l'alimentazione, cioè come va, se funziona. Molto bene. Pulsante di reset non si blocca più. Perfetto. Il motor spindle è così silenzioso che manco si sente. Mai sentito un motor spindle così? Però non legge. E non è un problema di motor spindle, ma di lente. Io trovo 50 euro per te, stavo con i miei amici per prenderli, io mi buttai sui soldi. Franci, non vorrei fossero i 50 euro di Vincenzo. Non vorrei fossero i 50 euro di Vincenzo. Allora, prima di procedere a sistemare la console e altre robe, vediamo di sistemare la lente perché è veramente messa molto male. Ciao Alfius, buon pomeriggio caro, come va? Come stai? Come andiamo? Noi ci siamo sempre in tanti, eh.
Ma a te è mai capitato che si scassasse lo Spindle Hub? Bru, proprio ieri ho fatto un episodio su uno Spindle Hub rovinato e l'ho cambiato. Quindi riguardati la live, vedrai come ho risolto. Vabbè, tecnicamente ho risolto che l'ho cambiato, però pure adesso avevo questo Spindle Hub rovinato, l'ho incollato e ho visto che fosse perfettamente centrato, cioè volevo che oscillasse il meno possibile. E stavolta mi è andata bene. Mi è andata bene perché l'ho incollato ma non oscilla per niente. E sono contento. Ora, prima di procedere alla pulizia meccanica, elettronica e tutto il resto, voglio pulire i prismi interni ed esterni della lente e vedere se effettivamente dà qualche segno di vita. Quando sarà così, poi procedo a pulire la console, la meccanica e tutto il resto, sapete, le classiche cose. Magari se Alphys avesse trovato la mia 50 euro, voglio dire, Franci. Ah, ecco. No, ma infatti ho detto, non vorrei fossero gli stessi 50 euro, voglio dire. Chissà. Comunque. E allora, vediamo un po' di pulire la lente. È un KSM440AN, questo lo sappiamo. Grasso super asciutto, quasi inesistente. Col passare del tempo, appunto, la slitta del coso della lente se ne va via. Infatti, io ovviamente non ve lo posso far vedere perché ho una videocamera del cacchio. Però col passare del tempo, quando il grasso comincia a ridursi, al minimo ad asciugarsi, e le barre, che non sono d'acciaio ma di plastica, cominciano a grattare e a perdere un po' della loro consistenza. Quindi che succede? Pian piano la lente va un po' a scavare e a grattare le barre. Il risultato scende. Quindi mi raccomando, lubrificate sempre i meccanismi. Molto molto importante. Adesso qui sì, è troppo troppo asciutto. Fagli fare ginnastica, certo, assolutamente. Fagli fare ginnastica, assolutamente. Enzo gli regala 50 euro, aspettiamoci. Sì, che bello, li voglio anch'io. Assolutamente, accetto, mi fa tanto piacere. Comunque la lente è veramente sporchissima. Quindi prima puliamo i prismi, cerchiamo di farla partire. Quando partirà, poi sistemo la meccanica. Almeno quella. Che magari il problema sta nel modo sled, quel modo spin mi sembra molto silenzioso, quindi forse non avrà bisogno di lubrificazione. Comunque Alphys, ciao, come va? Come stai? Tutto bene? Scusami se sono un po' fiacco con la voce, però c'ho un mal di testa e quindi sto facendo le cose con calma. E allora sì, il prisma è veramente sporco. Vabbè. All I want for Christmas is a 50 euro bands. Madonna, Mariah Carey, io non ce l'ho contro Mariah Carey. Però mamma mia, la canzone di Natale scassa un po' i coglioni. Quindi non per qualcosa Mariah Carey, però non potete cambiare qualcosa, non potete metterci un'altra canzone a Natale. Ogni volta sentire quella cazzo di canzone fa girare i coglioni. No, non sto riparando la 1200, la 1200 la lasceremo per venerdì. Stiamo sistemando l'ultima 9200 del pacco. In realtà erano 3 9200 e una 1200, anzi, due 9200, una 7502 e una 1200. Però una 9200 ho preferito tenermela per terzi. Meglio l'Arcuri, dici? No, l'Arcuri non canta. Oh madonna, a me dell'Arcuri non me ne frega un cazzo. Appunto, l'Arcuri non canta, quindi non può essere. Non può assolutamente essere. Prisma è qua pulito. Pulitissimo. È vero, o lei o George Michael? Ma ho George Michael. Last Christmas I give you my heart and then let it out, say you get it me. Però devo dire, apprezzo più quella di George Michael che quella di come cavolo si chiama? Non mi sta venendo il nome. Come cazzo si chiama quella cantante lì? Mariah Carey. Perché è più rilassante, più soft, capito? Christmas. Ti riscalda un po' il cuore. Invece, non lo so, Mariah Carey è troppo allegra per i miei gusti. Non mi fa impazzire. Queste due canzoncine di loop di Natale, comunque. Ma do, Iole. Altra canzone che ultimamente a Natale è super cantata. Feliz Navidad. Cioè, sempre quella canzone ultimamente. Feliz Navidad.
Mamma mia, che palle, non se l'è inculata nessuno quella canzone. Oh, non me ne frega niente, oggi cantiamo Feliz Navidad. Che palle, oh, che palle, veramente. E infatti a me sta sulle palle sta cosa che mi scoccio da morire. Ragazzi, abbiamo un problema. Abbiamo un bel problema. La lente non è sporca, o almeno da quello che sto vedendo la lente non sembra sporca. La lente è graffiata, ma come? È scheggiata. No, cazzo, è scheggiata. Per questo non legge. Ragazzi, la lente è scheggiata. Devo trovare un altro loop. Spero di avercelo. Perché se vi salda il loop, io ne metto un altro, il problema si risolve. Speriamo. Porca puttana, tutti senza lente. Essendo scheggiata, si deve cambiare. Non cambiate la lente, soltanto la lente, perché non funziona, ve lo dico subito. Oh, qua c'è un altro loop. Ah no, questo non funzionava. Essendo bruciata il loop automaticamente, cioè essendo scheggiato il loop automaticamente, che succede? La lente non mette a fuoco. Non mette a fuoco. Questo va bene come loop. Già prevedo bestemmie l'installazione, perché la lente è scheggiata. Vediamo, vi posso far vedere col microscopio. Però devo staccare qualcosa. Vediamo se posso farvi vedere col microscopio com'è la lente. È scheggiatissima. Essendo scheggiata, ovviamente non funziona. E come si ripara una lente scheggiata? Devi cambiargli il loop della lente. E non si può cambiare solo il prisma, perché se cambi solo il prisma, che succede? Questa le bobine bruciate completamente. Questo qua. Perché cambiando la lente, cioè togliendo il prisma. Questo prisma qui, ora ovviamente qui non si vede mai un cazzo. Cambiando questo prisma qui, poi non ti funziona, perché devi regolartelo in una maniera assurda. Devi per forza dissaldarlo, ci sono quattro connessioni, ed è focus plus, focus minus, tracking plus, tracking minus. E la lente dovrebbe riprendere a funzionare. Ecco, il prisma di questa lente è perfetto. C'è un po' di polvere, ma non è scheggiato. Questa è scheggiata, proprio scheggiata. Vediamo se vi posso fare vedere col microscopio. Giusto per farvi vedere appunto come è fatta una lente scheggiata, in che senso è scheggiata. Vediamo un po'. Il problema è avere una connessione USB disponibile. E mo che cosa tolgo? Questo è il problema, che cosa tolgo? Tolgo il microfono. Ciao pizzaiolo, buonasera. Buonasera pizzaiolo. E per questo non funzionava il disco. Sì, perché essendo scheggiata la lente, quando va a sparare le radiazioni, quelle micro lesioni vanno a riflettere contro. Comunque non crea una buona lettura. Quindi sì, la lente deve essere perfettamente pulita. Un po' come avere... Cioè, immaginatevi di avere gli occhiali. E questi occhiali risultano scheggiati. Ecco, non vedete delle distorsioni di immagine? Di solito? Ecco, la lente legge così. Legge delle distorsioni e quindi non funziona. Quindi vediamo se vi posso far vedere come risulta una lente scheggiata. Però il problema sono sempre le connessioni. Io ringrazio l'HP che ha fatto un computer con tre porte USB, ne ce ne poteva mettere quattro. Mi ricordo che nel computer di mio zio, che ha Windows XP, ha tipo 8 porte USB, qua proprio 3 soltanto, quindi vaffanculo HP con tutto il cuore. Grazie infinite HP. Ora io devo rinunciare a un qualcosa, ma non so che cosa. Allora ragazzi, userò un altro microfono, dovrò togliere il microfono, mi serve una connessione USB. Quindi potreste sentirmi con una qualità molto molto bassa, perdonatemi. Però non voglio interrompere la live, vediamo un po' se finisce. Allora, proprietà... Immagina se tu vedessi gli Wobble in real life, manco i funghi. E Wobble come fai a vederlo? È impossibile. Ecco.
Sono da, per salutarti e farti gli host. Io vado, ciao. Va bene, pizzaiolo, non ti preoccupare. Anzi, grazie. Non ti preoccupare, non ci sono problemi. Stai tranquillo. Allora, fatemi vedere una cosa. Vediamo con questo. Questo c'ha un microfono incorporato. E vediamo se riesco a farvi vedere questa roba qui. Vediamo se riesco. Ecco subito. E allora, proprietà. Prova. Grazie dei beat, Mauro. Grazie dei beat. Ragazzi, non so come farvi vedere questa lente scheggiata. Ci tengo tanto a farvi vedere questo caso. Ci tengo tanto, ma non so proprio come fare. Potrei fare una cosa. Genio. Possiamo fare una cosa. Possiamo fare così. Fatemi scattare delle foto con il fisso e poi ve le faccio vedere. Lo porto sul portatile. L'unica, ragazzi, non posso. Eh sì, troppo è l'unica. E allora, fatemi vedere un po' sto coso. Mauro, grazie veramente dei beat, molto molto gentile. E allora, vediamo un po' di farvi vedere sta lente scheggiata. Ok. Vediamo se riesco a farvi vedere il tutto. Fatemi scattare le foto e poi vi faccio vedere. Perfetto! Immagine perfetta. Ok, fatemi scattare una foto. Cattura. Scatta foto. Perfetto. Apri percorso file. Ok. C'ho una foto, molto bene. Ora, due secondi, ve la faccio vedere. E credetemi, minchia, il microscopio serve a questo. Il microscopio è assurdo. Permette di far vedere tutte le parti minuscole, minute di una componente elettronica. È incredibile sta cosa. Ora, passo la foto qui. Grazie amore per lo spam. Anche il canale di OnlyNora, ragazzi, visitatelo che merita assolutamente. Ok, possiamo scattare qui. Per questo non legge, essendo stra rovinata, era un casino. Questo ovviamente, ragazzi, sono riparazioni da fare solo quando si hanno le parti di ricambio, che in caso contrario sta cosa non si può proprio sistemare. Per il resto qua dovrebbe essere a posto, credo. Fa vedere un po'. No, questa lente è nuova, è perfetta. Dovrebbe funzionare senza problemi, speriamo. E allora, ora la salviamo. I veli dal naso? Che senso Vincenzo, non ho capito, scusami. Allora vi faccio vedere il desktop, vi faccio vedere la foto, come risulta la lente al microscopio, se mi apre qui, perfetto. Save image as, perfetto, ok. Vi faccio vedere come risulta la lente. Ecco, secondo voi è possibile che la PlayStation legga con una lente del genere? Vi sembra possibile? Ho trovato un SCPH 5000 JAP spedito al Giappone su eBay. Sembra messa bene, il venditore dice che funziona in caso di reso si colla le spedizioni di ritorno. Tra l'altro ha buoni feedback. Che ne dici? Mi piaceva come modello a me e a mio fratello. Beh, non è male la SCPH 5000, è la 1200 però del Giappone. Quindi ci sta come pezzo da collezionismo. Io ce l'ho, però non la voglio dare via. Ecco. Cioè, vi sembra normale che una PlayStation non legga? Direi che è piuttosto normale. Sarebbe strano il contrario. Quindi potete notare che la lente è super sporca e scheggiata. E anche togliendo il tutto con l'alcol isopropilico, ovviamente non funziona come dovrebbe. Che si fa in questi casi? Si va a dissaldare il loop della lente. Il loop praticamente sono le bobine che permettono il focus e il tracking delle radiazioni emesse dal fotosensore, quindi la lente in genere. E tecnicamente dovrebbe funzionare a primo colpo. L'importante è non dissaldare, cioè non togliere la lente. Cioè, il prisma circolare non va rimosso e sostituito con un altro.
Cioè, la potete buttare nel cesso perché sono lenti regolate di fabbrica con una cosa molto molto precisa. Quindi, sì, assolutamente necessario fare questa cosa qui. Ora, qui, in questa parte qua, mi serve molta, molta, molta precisione. Trasmissione cavetteria originale su CPH 1080 costa intorno ai 60 euro. Che ne dici? Mi sembra un buon prezzo. Mi sembra un buonissimo prezzo. Ora, in questa parte qui, sarò molto silenzioso perché mi serve precisione e mi serve calma. Che se strappo un flat, la lente si può andare a buttare. E poi, questo mi dispiacerebbe non poco perché le lenti originali sono sempre molto particolari. Ok, procediamo, disaldiamo il fine corsa. Qua mi servirebbe un assistente per farvi vedere le riprese, ma non è possibile farlo. Ok, fine corsa disaldato perfettamente. Wow, stai migliorando col tempo, davvero, bravo. Ok, poi piano 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 estraiamo tutto così e andiamo a disaldare questa bobina qui. C'è un adesivo qui, potete spellarlo piano piano. Molto bene. Ok ragazzi, adesso mi ammazzo di nuovo. Mamma mia, questo saldatore è uno schifo terribile. Ho bisogno di un altro saldatore perché sto cavo ormai è andato. Con calma andiamo a disaldare. Tutto. Perché altrimenti la lente non può leggere. Ecco fatto. Abbiamo disaldato il loop della lente, quindi questo loop difettoso lo andiamo a mettere da parte giusto per non confonderci. Prendiamo flussante e un po' di sana pazienza. Stavolta userò il flussante No Clean Flux della Top Nit, un RF800. Questo flussante ha la caratteristica che, oltre a essere migliore di quello a resina normale, non lascia residui. Quindi significa che non c'è bisogno di pulire. Non c'è assolutamente bisogno di pulire. Però stavolta, per evitare sprechi, chiuderò il tappo, perché ho l'impressione che possa rovesciarsi. Mi è capitato molto molto spesso. Qua. Questa è veramente buona, bene. Puliamo questo prisma. Anzi no, questo prisma è un po'. E ora mi serve uno stand per saldare con tranquillità. Qua è la parte più particolare. Non è cosa fare, è come farla, perché appunto qua non è per niente facile saldare questa parte qua. Ok. Proviamo a tenere fermo tutto. E già prevedo bestemmie, non lo so niente. Offline ho potuto portare, infatti già non è facile, non è facile per niente, non è facile per niente, mi serve un po' di calma, un po' di fretta, speriamo di riuscirci. Primo colpo così. Ecco fatto così. Ah no. Mettiamo un po' di nastro così. Piano piano con calma si riesce. E comunque no, Vincenzo, guarda che le PlayStation in Giappone si possono acquistare, eh. Si possono acquistare come? Serve un po' di pulsante. Siete generosi con il pulsante, male non fa, specialmente questo. Quindi andateci proprio di più con il pulsante. Così. È difficile, è difficile, ci vuole un po' di calma. Così.
Vabbè, che cazzo di cosa vuol dire? Allora, adesso levanto e sulle persone. Perché ho cominciato con le battute. Effettivamente mi mancava per le battute. Ah, mannaggia. Dai. Ah, porca miseria. Se stesse fermo questo schifo di loop, magari. Facile per te. Ogni volta sto coso si muove. Scusate un attimo se non posso leggere i commenti, guardandomi tantissimo, ma ho bisogno di estrema precisione. Cioè, devo farmi uno stand per questi lavori, è un casino ogni volta. Ciao Franci, bentornato. Non è facile quello che cazzo. Servirebbe una mano di una persona, fisica proprio, per tenere fermo questa partita. Scusate un attimo. Ho lasciato Telegram aperto. Grazie amore per lo spam. No, ferma così, ferma. Ah, ma come si fa questa. Vaffanculo, questa parte non mi sta riuscendo. Mannaggia, dai, stati ferma così per favore. Scocciante quando se ne va in continuazione. Oh, ferma così. Mannaggia. Facile per me. Tu non puoi fare lo spam del modellatrice. Ok, qui è saldato, ottimo. Ok. Ci siamo quasi. Le ultime due saldature. Abbiamo finito. Speriamo bene. Molto bene, ce l'abbiamo fatta. Penso. Molto bene. Perfetto, riuscita. Ce l'abbiamo fatta. Roberto fantastico moderatore. Ah, sta bullone proprio come sempre. Piano. Ora dobbiamo rimontare il tutto e sperare che funzioni. Speriamo. Però è andata. Io sono bravino, metto time out solo a Damiano. Bravo. Tu sì che sai anche tu come funziona Twitch. Allora, aspettate un attimo, fatemi entrare sto flat qui. Oh, c'è una bambina pazzesca. Non so se fanno entrare così oppure no. Scusatemi tanto se sono poco attivo, però questa parte non potete capire quanto è rompicoglioni.
Ok, oh, è entrato, ottimo, perfetto. Rimettiamo le viti, rimettiamo il terminapista e vediamo se legge. Io lo chiamo terminapista, ma in realtà è fine corsa. Lo so, però devo leggere anche la chat. Devo leggere anche la chat. Vincenzo. Veramente è entrata, no? Però stranamente qui è sollevato. Aspettate un attimo, fatemi togliere la vita. E poi disandiamo l'ultima parte qui. Fine corsa, termine pista, sono sinonimi, diciamo. Sì, in realtà il nome corretto è fine corsa, interruttore di fine corsa. L'interruttore di fine corsa serve per inviare un segnale al Mechacon e dirgli: guarda, la lente è arrivata alla fine, devi metterti a leggere. Serve a questo, però vabbè, io lo chiamo fine corsa, termina pista. Insomma, è un casino, non importa come si muove. Ciao Christian, buon pomeriggio, caro. Siamo quasi. Ultima vita, ora vita. Ora è perfetto. Bene, ultimo interruttore. Questo da saldare ovviamente è una cazzata, perché è tutto fatto, c'è lo stem, c'è tutto. Quindi viene una botta, senza questo cavo più. Una botta fenomenale, BAM! Fortuna che fine corsa piloti un flank. Engage! Voi non la potete capire, si è battuta, ma si tratta appunto delle prime frasi che tradussi per il gioco. Ecco, quindi diciamo che è particolare quella frase. Però c'è un problema. Ovvero, questo primo posto dovrebbe essere molto più tirato. Immagina se DS rubava pure quello, guarda, sarebbe stato molto molto squallido. Ormai a questo punto mi viene da pensare che è capace di fare tutto. Ma quello stronzo non mi piace proprio, è uno stronzo proprio assurdo. Che FS1 sta riparando oggi una FAT, una 9002. Che devo fare questo? Allora, salviamo. Però così non mi piace tantissimo. Oh ragazzi, qua è salvato. Incrociate le dita. Incrociate le dita, speriamo che funzioni. Speriamo di sì. Incrociate le dita, speriamo che funzioni. Just prepare next heroes when? Quando hai soldi. Quando hai soldi me la pigliano next heroes. Al momento soldi non ne ho e non me la posso pigliare. C'è quella debugging station in Giappone a 360 euro, me la prenderei molto volentieri. Ma fino ad allora purtroppo non se ne parla. Metto le viti, se tutto funziona poi mi occupo di sistemare la meccanica del lettore. Speriamo bene, dovrebbe funzionare, cioè non vedo motivo per cui non dovrebbe funzionare, però sapete com'è, mi aspetto sempre qualcosina, qualche imprevisto. Ci siamo quasi, eh? Speriamo bene. Dovrebbe leggere, dovrebbe. La meccanica c'è. Ok, fatemi prendere la console. Sono tornato adesso a casa mia che mi è arrivato un pacco su Amazon, non vedo cosa ho preso. Spacchettalo. Spacchettalo, Christian. Facci sapere che cosa c'è dentro. Allora, perfetto. Uno.
In realtà basterebbe solo l'alimentazione, perché lo capisco quando la PlayStation legge oppure no. Anzi no, mettiamo anche il video, no? Incrociamo le dita. No, non legge. Mannaggia. Non legge. Non legge, ragazzi. E non credo sia lo loop, perché non credo sia il loop, perché la lente si alza. Quindi proviamo a dargli una spinta con l'eye pattern, perché magari qualcuno ha toccato, capita spesso, il potenziometro. Eh sì, vedo che il potenziometro è sminchiato. Vabbè, comunque era da cambiare ugualmente. Andiamo subito. Ora qua ci vuole un po' di try and error. No, non legge. Non legge proprio. Non legge. Ho aperto del Wii l'adattatore HDMI per la Wii. Ah, ce l'ho anch'io, me l'ha regalato Gianluigi. Niente male. Boom boom. Bene, bel colpaccio. E allora, vediamo un po'. Mi sa che alla 1000 dovrò aspettare un altro po'. Vedremo. Facciamo una cosa, vediamo se legge un disco originale. Un disco di qualità superiore. No, ma non legge proprio. No, non legge. Misba. Musiche commerciali oggi? In che senso, Enzo? No, non legge, ragazzi. Non so se è il loop, ma non credo. Il loop mi sembra a posto. Ah, nel sottofondo. No, sono musiche... musiche di Ridge Racer, ecco. Però che cavolo. Perché non legge? No, non legge proprio. Non legge proprio. Niente, proviamo una cosa. Non è una cosa di potenziometro. Che mannaggia. Volevo tanto sistemare la mia 1000, invece niente. Invece niente. Mi sa che non la potrò sistemare. Cioè, che significa? La PlayStation la sistema, ok, però dovrò utilizzare il pickup che volevo usare per la 1000. Ed è un problema. Mannaggia. Non abbiamo un altro loop della lente, vediamo se ce ne sono altri, ma non credo di averne ancora. No, non ne ho ancora. Daytona, let's go away. Ricordo. Ho avuto due colpacci, prima io e il mio collega abbiamo fatto Netflix per 4 persone, mi raccomando, dirlo perché non si dovrebbe dire. E secondo, adattatore HDMI per la Wii. Ma non devi dire che condividi l'abbonamento con qualcuno, perché ti potrebbero bannare. Da quello che so non si può fare, ecco, da quello che so. Però non vorrei, sapete, mi sta venendo adesso il dubbio, non vorrei fosse il connettore del laser che è sporco. Ma vedo che è un po' sporco. Che strano che non legga. Strano che non legga. Proviamo. Vediamo un po'. Vediamo un po' che succede. Che non penso sia il loop della lente. Il loop della lente è messo bene. A meno che non ci sia qualche strappo. In questo caso sì. Campa cavallo proprio.
Io lo dicevo per te più che altro. Ah, ecco. Però non lo dovrebbe dire, cioè, il consiglio che gli do. Vediamo un po', vediamo se legge adesso. Inseriamo. Nisba non legge proprio. Comunque ora provo la qui e vediamo se funziona. Sì, va bene, certo Cristiano. Allora, vediamo se funziona. È strano comunque se non legge. Non vorrei fosse il potenziometro. Ah, vediamo così. Vediamo un po'. Ah, mi sbaglio. Non mette a fuoco, non mette a fuoco. E allora vediamo un po'. No, non legge. Vicinese aveva un remix del tema di Pac-Man, sì, certo, su una corsa particolare, perché si usava un veicolo, si chiamava Pac-Man Car, mi ricordo. Comunque sì. No, non legge, è morto. Mannaggia. Cioè, il laser di ricambio ce l'ho, non è quello il problema, il punto è... Quel laser lo volevo dedicare alla SCPH1000, che poverino è senza laser da parecchio tempo. E vabbè, mi sa che dovrò aspettare un altro po'. Sperando che anche quel laser funzioni, perché non è detto. Però è veramente molto molto strano, molto molto strano. Molto molto strano. Io ho un laser funzionante. Enzo. Grande. Aspetta, io voglio dare una cosa. A sto punto voglio provare a metterci un altro loop della lente, però questo non mi pare funzionasse bene. Scusa, ma tienitelo il laser per la potenza alla 1000. Amore, ma abbiamo sistemato una sola PlayStation. Che c'è, ragazzi? Che succede? Le grigiate di Roberto. Come sempre. Allora, questo è il loop rovinato. Vediamo se c'ho altri loop. Non lo so proprio. Questo non ne parliamo. Ho altri loop, fortunatamente. Perché io ho l'impressione che sia il loop della lente. Credo. C'è di tutto qua. Di tutto. Sporcizia a parte, mi sembra a posto. Forse so perché non funziona. Penso di saperlo il motivo. Perché ho messo il loop di un laser non originale, credo. Questo spiegherebbe tante cose. Quindi proverò a mettere questo loop. Se non dovesse funzionare, pazienza. Io devo vendere. Dobbiamo vendere, amore, purtroppo. Quindi niente, metterò il loop, la lente quella nuova. Cioè l'altra lente, ecco. Pazienza. Posso aspettare. Spero sia quello, dammi. Sì, dovrebbe essere. Spero, dovrebbe essere questo, perché i laser non originali sono un pochettino diversi da quelli. Da quelli replicati, ecco. Vedremo, ragazzi. Vedremo fra poco. Non lo so proprio. Questo dovrebbe essere a posto. Una prisma. Proviamo a installare questo. Pulisco la saldatura. Saldatura sporca a parte. Ecco, a posto. Vediamo un po'. Rifacciamolo. Perché ho un'impressione che non funziona per questo. Ma vedremo. Il punto qual è? Che stressando il flat,
rischia di rompersi, quindi è un'operazione un po' rompicoglioni per questo. È un lungo andare e poi si strappa. Quindi, meno ci metto le mani, meglio. Vabbè, vediamo subito. Vediamo se funziona, perché se funziona serve una cosa. Però stai facendo una riparazione con molta difficoltà e volevi portare voilà. Eh sì, lo so, ci provo, io ci provo sempre. Ci provo sempre. Vincenzo. Faccio quello che posso, non sono infallibile nemmeno io. Qualche volta si perde. Ci vogliamo fare. Comunque, non cantiamo. Cioè, diciamo che non. Ecco, diciamo, non abbattiamo, c'è ancora presto per parlare, ecco, non cantiamo vittoria. Esatto. Ok, vediamo un attimo, risolviamo questo. No, non si è sganciato questo. Sì, non si è sganciato. Vale quando non si sgancia una parte. Piano. Volta devo pulire il serbatoio. Ok. Ho provato Super Mario Galaxy, si vede molto meglio della presa SCART. Beh, normale, HDMI con composito, normale che si veda meglio. Normalissimo. Sarebbe strano il contrario. Non c'è bisogno che canti, c'è la tizia di Ridge Racer. Ma allora siamo quasi alla fine. È da pensare a questo, siamo alla fine. Allora, questo è il loop non originale, si vede perché le saldature sono veramente diverse. Vediamo un po' di mettere un altro loop. Questo mi pare che non andava, era saltato. Vediamo un loop diverso. Questo aspetto. Voglio provare questo invece. Proviamo. Laser China, sì, laser cinesi ragazzi danno sempre un sacco di problemi ogni volta. Danno sempre un sacco di problemi. E allora vediamo questo. Ok, vediamo questo come va. Proviamo a fare di nuovo la cosa, prendi il laser, mettilo vicino, fai quello, fai l'altro. Vediamo cosa succede. Però come l'impressione di questo tutto. Quello graffiato, no? C'è un altro loop, questo. E allora, diamogli una pulita veloce. E puliamo accuratamente e saliamo. Speriamo bene. Che il fatto che non legga proprio mi viene da pensare a questo. Speriamo. Ok, dunque. Guarda, qua c'è un casino. Questo è il laser buono. No. Così. No, così. Speriamo bene.
No, aspetta un attimo. Aia. E piglia da... Aia! Mannaggia. Presto come va oggi? È un po' di mal di testa, ma tutto bene. No, 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 non ti rompere, non ti... vaffanculo. Ah, vaffanculo, vaffanculo. Io c'ho una fame, pure io. Porca puttana, se questo cazzo di laser stesse fermo, mi farebbe una grande cortesia. Allora, con calma. Si riesce. Ok, piano piano, ci sto riuscendo. Ah. Mangiati qualcosa, una bella porchetta, buona. Che buona la porchetta. Fermo così. Perfetto, questa è andata. Come mai ti stai sentendo? In che senso mi sto sentendo? Che significa? Non ho capito, amore, che significa ti stai sentendo? Ti senti meglio rispetto a prima? Ah! In quel senso, scusami, amore, la concentrazione. Sì, 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 piano piano passa. Infatti io la live l'ho mandata in ritardo perché appunto avevo bisogno di riposare. Fatta, salvata, a posto. Sì, 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 no ragazzi, non lo faccio di proposito, perché certe volte sono così preso che non riesco a capire nemmeno i concetti più basilari. Perdonatemi tanto. Comunque tutto a posto, cioè sto bene, molto bene. Piano piano mi sta passando. La Oki funziona, il problema è chissà se avrò problemi di stomaco stasera, perché la Oki poi si fa sentire, non perdona. Sei come no? In che senso? Ha stata la concentrazione. Ma nessuno ci crede che sono concentrato, sto facendo una cosa particolare. Nessuno ci crede. Ragazzi, faccio l'ultimo tentativo con questo laser, poi lo cambio. Buonanotte, che vi devo dire? Pazienza. Devo tentare. Ti voglio bene per questo, tu stai concentrato. Ci provo. Cerco di fare quel che posso. Faccio quello che posso, ragazzi, ci provo. Mi piacerebbe sistemare tutte le PlayStation con poca fatica, ma sono quelle che veramente sono messe molto molto male. Questa volta è flat e messo meglio. Fatto. La lente si dovrebbe alzare e abbassare, sì?
Dicevo, ho capito, io purtroppo sono senza voce, che ho avuto casino 2 giorni fa al lavoro. Mi dispiace, Cristian, mi dispiace tanto. Troppo ti capisco molto bene. Che al lavoro sempre queste cose capitano, possono capitare molto spesso. Non la facciamo così. Ok, bene. Molto bene. E allora, vediamo un po'. Speriamo bene. Dove cazzo è il coso? Molto bene, perfetto. Vediamo se funziona. Io ricordo quel video della live di Uncharted 4, come ti incazzasti con le teste di minchia, mi ricordo come. Quando la frustrazione era davvero tanta. Frustrazione era veramente, veramente tanta. Infatti non credo che giocherò ad Uncharted 4, cioè non giocherò di nuovo la saga di Uncharted, non credo che lo rifarò. Perché ammetto che era piuttosto difficile, difficilissimo, anzi aggiungerei. Bene, ci siamo. Vediamo se funziona. Speriamo bene. Speriamo, ma boh, vediamo. Se è come penso io, il problema era quello, altrimenti non lo so, potrebbe essere il dito che è troppo usurato, potrebbe essere la qualsiasi cosa. Vedremo subito. E allora, accendiamo. La lente si alza per leggere. Vediamo un po' se legge. No. Non legge, ma questa volta potrebbe essere il dimmer. Mannaggia. No, non legge, ragazzi, non funziona. Penso il dietro sia proprio morto. Ma non funziona, non va proprio. Non va proprio, proprio, proprio. Palle. È strano che non legga. Aspettate un attimo, vediamo se riesco a fare. No, niente, non va. Non va proprio. Morto e stramorto. Ti do un laser funzionante ma è senza spindolo, ma funziona. Grazie Vincenzo, grazie davvero. Solo che prima aspetta, voglio vedere se riesco a fare qualcosa, perché è troppo strano che non legga. Facciamo una cosa. Voglio vedere, perché è troppo strano, l'intensità del laser vedo che varia, la luce diventa più o meno forte. Voglio vedere che succede se gli cambio lettore ottico. Se funziona, evidentemente questo laser è morto. E capita, non è che non capita, capita. Può essere la qualsiasi cosa, vediamo. Peccato, a me dispiace perché davvero volevo tanto sistemarmi la 1000, ma dovrò aspettare, senza. Mi interessa vendere in questo momento. Speriamo quest'altro laser non abbia lo stesso problema. Di no. Sarebbe un grande peccato. Che laser, a parte questo, è messo bene, si alza, si abbassa. Boh, vediamo. Qua abbiamo un altro AM che ha lo stesso problema, per esporto. Per il resto è perfetto. Se funziona. Primo colpo, evidentemente il laser era guasto. Questo prisma è perfetto. Vediamo che succede. Pazienza. Ragazzi, non si vince sempre, purtroppo. Non si vince sempre. Certo, il laser non lo butto perché voglio capire evidentemente qual è il problema. Però usarlo adesso in live non va bene. Proviamo. Yeah.
qua. Magari sapete cosa potrei fare? Potrei utilizzare un altro laser con il diodo buono e cambiargli flat e diventa un altro laser praticamente. Cioè una parte di ricambio sempre funzionante. Quindi non è tutto perduto alla fine, solo che farlo adesso è una rottura di palle, non riesco, bisogna di farlo fuori Twitch, ecco. Ok, laser collegato. Vediamo un po' che succede. Ok, si alza e si abbassa per leggere. Pure questo è lo stesso problema. Troppo strano. Ragazzi, stesso problema. Esatto, Enzo. Bravo. Devo provare su un'altra console. È troppo strano che un laser abbia lo stesso difetto due volte di fila. Troppo strano. E se fosse un circuito integrato danneggiato? In realtà c'è qui un transistor di regolazione che si occupa proprio di switchare la corrente per il transistor. Quindi facciamo una bella cosa. Prendo la 7502 che ho sistemato, gli cambio laser e vediamo se funza. Se funza, problema di scheda madre. Altrimenti, evidentemente, pure questo laser è danneggiato e in quel caso lo so come fare. Oppure qui il collegamento di qualche padrina che sono andati a male qualche giorno fa. No, mod chip non c'entra proprio, perché se fosse il mod chip leggerebbe, ma leggerebbe o i masterizzati o gli originali. Qua proprio parliamo di che non legge nessun disco, quindi chip non c'entra. E io fortunatamente ho la scheda madre di una 9002, quindi... Se dovesse funzionare cambiando scheda, cioè il problema è risolto alla fine. Cioè a me non mi cambia niente. Avrei sempre due laser. Però appunto dobbiamo vedere. Ora vediamo. Questa è la PlayStation che abbiamo sistemato ieri. L'ho pulita, ho sistemata, è perfetta. Pronta per essere venduta. E vediamo un po' che succede. Mi cambio laser. Vediamo se legge. Se legge, scheda madre difettosa. Sicuro. Cioè, non c'è proprio altro da dire. Christian, non c'è bisogno che mi ripeti i commenti più volte. Purtroppo se non li leggo, purtroppo è perché sono impegnato. Comunque sì, non ti preoccupare, stai tranquillo. E allora, dunque. Perdonami tanto, però se scrivi sempre i commenti, poi mi fai capire che io non li leggo. Non lo faccio di proposito. Funziona. Funziona questo laser. Sapete che significa? Abbiamo la scheda madre difettosa. Volete sapere la cosa ne penso? Sono contentissimo che la scheda madre sia difettosa, perché i laser originali non hanno fottutamente prezzo. Vatti a letto. Il problema è: quale potrebbe essere il guasto? Questo me lo devo vedere con calma. Esatto, il laser per la 1000. Perché funziona. L'ho cambiato a primo colpo, ha funzionato. E chi ti ha detto che non hanno prezzo? Credimi. Nel senso che un laser originale PlayStation... No, funziona tranquillamente. Legge, infatti. Non dà problemi. Quindi adesso che facciamo? Cambiamo motherboard e poi quella me la esamino in privato, perché chissà qual è il guasto, devo capire meglio. Ma comunque, va bene, funziona la PlayStation. Funziona tranquillamente il laser. Anzi, adesso mi sta venendo un dubbio. Secondo voi funzionerà anche quel laser? Facciamo una cosa, voglio calibrare a puntino il laser, quello che ho sostituito, quello che non andava.
Vediamo che succede. Può essere che il 38 FP... tipo, non vorrei sbagliare... Ah, il BTL driver? No, non è il BTL driver. Il BTL driver si occupa appunto di amplificare la potenza dei motorini. Qui parliamo del fatto che non mette a fuoco, quindi... O c'è un... l'RF amplifier rotto, può essere che sia bruciato un fusibile. Devo vedere, però facciamo una cosa. Questo laser funziona tranquillamente, però voglio vedere l'altro laser alla quale gli ho cambiato la lente. Se funziona anche quello, vuol dire che non ho sbagliato nulla, che in questo caso è un difetto di scheda madre. Oh, perché ragazzi, cioè, le schede madri neppure sono perfette. Non pensate male, ma schede madri perfette non esistono, hanno anche i loro difetti. Però io fortunatamente ho la scheda madre di una 9002, gli devo installare solo il chip e poi tecnicamente ha visto funzionare, penso, speriamo. Ora vediamo. Perché il fatto che abbia funzionato, cioè che mi ha dato lo stesso difetto due volte di fila, mi ha fatto capire che effettivamente, cioè, mi sembrava troppo strano che fosse la lente. Cioè, stesso difetto due volte di fila è impossibile. È altamente improbabile, ecco. Ok, vediamo un po'. Bene. Questa è la lente alla quale abbiamo cambiato il prisma. Se dovesse funzionare, vuol dire che pure sta lente è a posto. Preferisco veramente un guasto alla scheda madre piuttosto che un guasto alla lente. Le lenti sono troppo preziose. Specialmente quelle originali delle console. Anche se funzionano male, sono troppo preziose perché sono facilmente recuperabili. Ora, vediamo di tarare la lente e vedere come funziona. È un sistema funzionante. Vediamo se legge prima cosa. Che è troppo strano che dia lo stesso difetto due volte di fila. E allora, inserisco il laser. Ripeto, gli abbiamo saldato una nuova bobina, cioè questo. L'abbiamo saldata, ecco, questa qui. Cosa va che non va nel lettore? Il lettore funziona, è la scheda madre che non funziona, Christian. Non ci credo. Funziona anche questo. Funziona male, ma funziona. Quindi, ragazzi, io non ho sbagliato nulla. È la scheda madre che non va. Funziona. Vabbè che mi compare la cosa. Però gira, gira. Quindi adesso che facciamo? Io questo prisma, questa è la lente della 7502, questo prisma me lo conservo per la 1000. Prendo l'oscilloscopio, la taro a puntino, così che se funziona abbiamo la lente perfettamente calibrata e quindi la scheda madre poi rimane l'ultima cosa da sostituire. Prendo l'oscilloscopio, vi ho fatto vedere come si fa, quindi stavolta farò da solo, non vi mostrerò la videata. Voglio vedere come funziona, voglio vedere come va. Il volta spazio qui è sempre insufficiente. Ok. Perché ho come impressione che sia troppo saturo, anche perché ho girato a non finire il prisma, cioè il coso. Il potenziometro. Quindi il problema è la scheda madre, esatto. Però appunto ora dobbiamo vedere. Dobbiamo vedere questa cosa. Quindi farò la lente a puntino e poi si vedrà. Io voglio vedere com'è. C'è la 704. Il light pattern, ecco qua. Andiamo subito. Ok, la lente legge molto male. Perché ovviamente ho diminuito troppo la potenza. Gucciu Fifla, ciao Franci, fai bene a scrivere Gucciu Fifla. Ovviamente non legge il disco perché la potenza è minima, veramente minima. Quindi facciamo una cosa, accendiamo, andiamo su CD Player. Uso il disco originale. Io ho detto che c'è un disco musicale originale. Sono le soundtrack di Ridge Racer Tide 4? Sì, sì, sono proprio quelle. Con te ho finito i Miringo, grande! Che ringo erano? Quelli classici, immagino. Vediamo se va su CD Player, mi farebbe una grande cortesia. Quando vedo il logo ci mette tempo a venire, mi cago sotto. Io pure. Specialmente quando riparo le PlayStation. Quando le riparo e poi a un certo punto ti compare
ti compare il logo, pensi, ma cos'è che ho sbagliato che non lo fa funzionare, capito? Ora io muterò l'audio perché sennò mi bloccano tutto per copyright. Tarò la lente e poi ci occupiamo della 9200 da sistemare. Quindi questa PlayStation va alla grande. Allora, il gatto, chiudi. Perfetto. Ok, prendiamo la sonda. Sì, l'eye pattern è veramente pessimo. E siamo a 200 mV per divisione, quindi veramente è bassissimo il segnale. Come fa a leggere così? Non lo so manco io. Piano. Diciamo che non è fantastico l'RF pattern. Ma è buono che legge a bassi voltaggi. Tecnicamente sì e no. Significa che da una parte la lente è buona. Dall'altro però non sta leggendo proprio bene. Io ho come l'impressione che il diodo sia proprio andato. Aspettate un attimo, fammi vedere una cosa. Che si vede che non legge bene per niente. Sì, l'eye pattern non è fantastico, ragazzi, neanche tarandolo, quindi ho come l'impressione che abbia bisogno del proprio prisma di lettura. Io ce l'ho ancora originale, solo che si era rotta la custodia tempo fa e l'ho messo nel cofanetto insieme alla demo. Ah, ho capito, Christian, ho capito. Allora, facciamo una cosa. Come sempre il lavoro da fare è sempre tanto quando si tratta di PlayStation. Allora, dunque. La lente funziona, ok? La lente funziona, però ha bisogno del suo prisma originale, quello graffiato e tutto il resto, perché ho come l'impressione che quello sia stato perfettamente configurato con quel prisma di laser. Quindi mo vediamo cosa possiamo fare. Ogni volta c'è un casino, devo fare una cosa, c'è sempre una marea di cose da fare, di sistemare, un bordello. Non mi basta mai questa scrivania, non mi basta mai. E allora? Qual era il prisma quello rovinato? Secondo me. Ehi, Alfius, bentornato, ciao! Era il prisma rovinato questo. Proviamo a metterne un altro perché questo proprio non. No, ma è anche sporca la lente, ma certo! Senti, ma il comodino non ha le rotelle sotto? Sì, certo. Così lo sai, tipo carrello. Non mi viene comodo, amore. Non mi viene comodo. Ci sono tutti i pezzi, tutti i cacciaviti. Ora vediamo come fare. Ora, in qualche modo, facciamo. Sì, sputtavo lo spazio. Sì. Allora. Vediamo di pulire il prisma, perché vedo che era molto sporco. Forse per questo andava molto male. Funzionava male, perché... non lo so, il segnale non è pulito. Per niente. Vediamo un po' come dopo. Dai, scusami, devo andare alla prossima. Buona continuazione e buona riparazione. Ciao, Chris e Franci, grazie per essere passato. Non ti preoccupare, vai tranquillo. Ci sentiamo presto. Vediamo se posso passare da Nora, però ho come l'impressione che sarà una cosa lunga. Quindi ora vediamo cosa posso fare. Non lo so. Vediamo cosa riesco a fare. Ovviamente dovrebbe essere abbastanza opacizzato, non poco opacizzato. Quindi ora vediamo, lo rimettiamo. Perché altrimenti dovrò usare il prisma quello rovinato, ecco, con i graffi, perché magari era perfettamente calibrato con quello. E allora, dov'è questo qua? Ci vediamo, Franci! Grazie per essere passato e grazie per avermi fatto compagnia.
Oh, che c'è? Lulo. Dami, ti consiglio di mettere un'altra tavola alla tua destra fino ad arrivare al bordo della porta, così un tavolo ad L è da più punto di appoggio. Lo so, ma il problema è che se mio padre me lo vuole fare una cosa del genere, mio padre non gli posso chiedere mai niente, non mi fa niente, ecco. Però sì, ho capito cosa vuoi dire, mi piacerebbe avere un tavolo a L, un altro punto d'appoggio, un altro punto dove mettere, dove fare il tutto. Mi verrebbe molto comodo, però ogni volta è un casino. Vediamo se adesso legge meglio. Vediamo subito. Ho visto che Prisma era sporco. Non vorrei fosse quello. È opacizzato in una maniera strana, devo dire. Ovviamente la tavola la metti a 60 cm circa, ovviamente alla base dello spazio disponibile. Sì, no, vabbè, certo, è normale. Però ho capito cosa vuoi dire. Sì, lo posso fare tranquillamente. Ma facciamo una cosa, fammi prendere i cavi di alimentazione, c'è un casino. Inizio, ci sono 4.000 cose da sistemare ogni volta. Allora, vediamo come va. Vediamo se legge. No, non va. Allora, facciamo una cosa, con calma. Prendiamo l'oscilloscopio. Che palle, deve cadere sempre tutto. Ecco. Vediamo un po' di andare. Ah, fammi prendere il controller, perché sennò non va in modo di su di player. E allora, vediamo come va il disco, come legge. Piano. No, il segnale è troppo sporco, ragazzi. No, non va. Effettivamente è strano. Ah, subito. Dunque, facciamo una cosa. Così questa PlayStation la lasciamo perdere. Mettiamo il laser originale, vediamo che funziona. Poi cambiamo la scheda madre e vediamo se va. Così non possiamo procedere. Piove a Siracusa da te? No, da quello che sono sta piovendo. Non dovrebbe piovere. Perché ho notato una cosa. Dov'è l'altro laser qui? La lente è opacizzata in... Ok, ho capito perché non funziona questa lente. Questa lente è opacizzata in una maniera troppo strana. Questa dovrebbe funzionare meglio, sì. Vediamo subito. Proviamo a cambiare il prisma di nuovo e vediamo se ci sono cambiamenti. È opacizzata in una maniera troppo strana e questo ovviamente non permette alla lente di leggere, infatti il segnale è disturbato. Vediamo se riesco. Una volta che la lente è sistemata, facciamo un po' di pulizia e prendiamo la scheda madre. Vediamo cosa possiamo fare. Allora, vediamo subito. Devo dissaldare prima questo. Ah, Dio mio. Cade pure questo.
Ah, vero, devo sganciarlo prima. La lente buona l'ho messa qua, giusto? Sì, infatti. Piano piano. Tanto il progetto del tavolino è semplice, se vuoi posso darti una mano su tutto, idealizzazione, tutti i procedimenti da seguire e cosa comprare, con molto piacere, anche se perché la spesa è bassa ne è un gran beneficio. Sì, assolutamente, solo che al momento non posso spendere soldi per fare questo secondo tavolino, però sì, ho capito cosa vuoi dire e sì, effettivamente mi risulterebbe molto molto d'aiuto. In realtà vorrei chiedere a mio padre, ma ripeto, mio padre non mi aiuta. Non mi aiuta completamente, quindi, anzi. E allora, ho come l'impressione che se metto questo prisma funzionerà alla perfezione. Non lo so, come questa impressione. Speriamo bene. Quindi Damiano, assicurati sempre che se la PlayStation non legge, assicurati che non sia un problema di scheda madre. E poi procedi casomai a mettere gli altri prismi, a mettere le altre robe. Adesso starò fermo così. Lui aveva un'altra scrivania, magari la può sfruttare in un'altra maniera. Il problema è che adesso ce l'ha mio padre, la sto usando. Quindi non posso assolutamente. A parte che scenderla sarebbe troppo difficile. Ok, quando vuoi chiedi senza problemi. Va bene. Alfius, perdonami se sto rispondendo poco, però appunto questa parte del flat è una rottura di palle. E quindi devo procedere in una maniera agevole e non mi riesce. Mannaggia. Che culo, cioè aver saldato questo cavo in 2 secondi, ma com'è possibile? Non so come ho fatto, ma Fermo un attimo. Ah, non mi sta riuscendo proprio sta cosa. È frustrante. No, facciamo una cosa. Proviamo a stagnare in eccesso. A te servirebbe il tappetino per la saldatura. Lo so ragazzi che mi servirebbe il tappetino per la saldatura, ma purtroppo non posso spendere soldi. Quello che posso trasmettere lo faccio con tantissimo piacere. E questa è veramente una cosa incredibile, perché tu trasmetti una passione, un qualcosa, un qualcosa che può essere utile agli altri in qualche modo. Quindi veramente tanto di cappello, Alfius. Prova a mettere un goccio di stagno. Oh, tecnicamente ce l'ho fatta. Sì. Saldato. Perché non fa contatto qui? Scusate un attimo ragazzi, però c'è una cosa che non sto capendo, questo saldatore non lo so.
Ah, abbiamo un problema, ragazzi. Ovvero, si è staccato un pezzettino e adesso per saldarlo è un bordello assurdo. Bello assurdo. Infatti non prenda, salve tu. Ciao Franci. Beh, come quello che fai tu a tutti noi serve in questo campo con la tua esperienza. Magari avessi esperienza. Una volta è fortuna. Allora facciamo una cosa, mi viene un'idea. Devo prendere un cavo e lo devo saldare, purtroppo. Mamma mia, che casino che ci sta avvenendo nella scrivania, un casino. Se trovassi un cavo maledetto, magari. Ah, ma non si trova. Ora stagniamo 2 secondi. Yes, ce l'ho fatta. Ok. Ma che non rompiamo. Una domanda, quanti lettori hai della PS1? In base a quante PS1 ho? Ne ho un 24-25, quindi 25 lettori. Però mettici 24 perché tecnicamente c'è un SCP-K1000 che purtroppo non funziona. È senza laser. E quindi non va. Ma comunque, qua è saldato. Perfetto. La lente è saldata. Ora rifacciamo tutto. E vediamo un po'. Se funziona sarebbe una gran cosa. Piano. Perfetto. Sì, adesso questa lente ha un blu bellissimo. Ha un blu bellissimo. Spero funzioni. Speriamo di sì. Ah, mettiti così. Fermo. Stai fermo così. Invece PS2 no, no, PS2 ce l'ho, PS2 a voglia, però non quanto le PS1, certo. Palle. Se entrasse questa vita mi farebbe una grande cortesia. Allora. Ok, uno. Due. Sistema. Ottimo, perfetto. Sì, ho voglia questo. Adesso sta lente c'ha un blu perfetto. È un blu perfetto. Vediamo un po'. Sì, 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 questa lente deve per forza funzionare meglio. Quella era troppo strana come. Era troppo opaca, era strana da vedere, troppo strana. Flussante. Ah, dai. Se riesco a sistemare sta lente posso passare direttamente alla 9002. Sarebbe per me tanto. Perfetto, ottimo. Ok,
Tecnicamente ho sistemato la lente. Cioè, tecnicamente. Ora bisogna vedere se funziona. Quello che importa. Se funziona. Mannaggia. Ehi, ciao Mick, buonasera. Buonasera caro, come va? Tutto bene? Bene. Okay. Come stai Mick? Tutto bene? Come andiamo? Ah, troppo. Questa è una live impegnativa, però come sempre, se dico che ci riuscirò, ci riuscirò. Non importa, se voi non avete fretta, ecco. Che io fretta non ne ho. Quindi mi prendo tutto il tempo che serve, che voglio ottenere più pezzi di ricambio possibile. O comunque sistemare tutte le PlayStation possibili, quindi mi prendo tutta la calma che mi serve. Come va, Mick? Come stai? Tutto bene? Ok. Aspetta. Perfetto. Ci ha voglia. Sta lente ha un blooper pazzesco. Dovrebbe funzionare. Speriamo. Lo vedremo fra poco. Questa no, questa è la 9200 che non funziona. Questa invece è la 7502 che ho sistemato stamattina. Perché quante PlayStation hai da riparare? Ne ho 4, anzi 3. Una l'ho sistemata, questa è la seconda. E piano piano la sistemo, non vi preoccupate. Già legge 150.000 volte meglio. E infatti il disco è partito. Yes! Abbiamo due laser, ragazzi. Abbiamo due laser perfettamente funzionanti. Yes, lo sapevo, io lo dico. Quando ce la faccio, ce la faccio. Lo so, lo so. Ora vedo il segnale RF con il segnale RF con l'oscilloscopio. Lo taro al massimo, così sto laser lo uso per la SCPH1000 e poi passiamo a sistemare la 9002. Bravo bimbo, grazie amore. Grazie piccolino. Grazie piccolino. Ma un baciozzo te lo do. So che devo smetterla, però un baciozzo te lo do. Un baciozzo te lo do volentieri. E allora, andiamo su CD Player. Perché semplicemente il prisma l'ho cambiato. La lente funzionava, però era troppo appannata. Era quasi annebbiata la lente. Quindi non poteva funzionare bene. Adesso questa l'ho cambiata a un blu scurissimo. Perché appunto la lente serve una specie di profondità di colore particolare nel prisma, e questo permette appunto di leggere. Quindi adesso io che farò? Faccio leggere il disco musicale, taro la lente e questa la uso per la 1000, e poi passiamo alla 9002 che spero non abbia lo stesso difetto, me lo auguro. Ok, dunque, segnale RF ce l'abbiamo. A voglia, è perfetto. Ragazzi, voi non lo potete vedere, ma è perfetto questo segnale RF. Quindi significa che la lente funziona tranquillamente. Ora gli do la giusta regolatina. E sta parte qui me la sono fatta. Va alla grande. Aumento. Ok, bene. Fatemi vedere a che punto siamo con la lente. Allora, siamo a 200 mV per divisione. 2, 4, 6, 8, 1000, 1200. Perfetta, la lente è calibrata. E infatti funziona una meraviglia. Basta, abbiamo finito. Quindi abbiamo due laser, ragazzi. Due laser perfettamente funzionanti. Grande, grande, grande. Sono contentissimo di ciò. E adesso vediamo se legge qualche backup. Ma dovrebbe leggere tranquillamente. Quindi qua. Vediamo che succede.
Sì, ragazzi, è una bomba. Questo laser è una bomba. Sei un Vincenzo. Ah, con la calma ce l'abbiamo fatta. È andata, funziona. Infatti l'ha letto. Perfettissimo. Sei un glaciale? No, penso volevi essere un'altra cosa. Comunque, questa lente funziona. Ok. Fatemi vedere adesso un disco con profondità maggiore. È un bravo bimbo quando vuole lui. No, no, amore. E tu sei una pasticcina assurda. La mia bimba. Piccola mia. Ah, e io ti sparo. E te l'ho detto che non ci sono problemi. Comunque. Sì, funziona tranquillamente. Ok, ragazzi. Dunque, facciamo così. Avete fretta? Perché se avete fretta, stacchiamo la live e la riprendiamo venerdì per il 9002. Altrimenti, fatemi sistemare un attimo il banco da lavoro e cominciamo a riparare la 9002. Se non avete fretta, ditemi voi, eh. Io non ho fretta, non ho bisogno di correre. Vai tranquillo, ok. Allora, mi sistemo questa 7502. Mi sistemo un po' il banco da lavoro. E poi passiamo alla 9002. Ci cambiamo la scheda madre e siamo a posto. E abbiamo sistemato pure questa. Siamo a 2 PlayStation su 3. Ci è voluto un po' di tempo per capire se era il laser o altre robe, però ce l'abbiamo fatta, dai, si può fare. Se può fare, perché ragazzi voi non potete capire il casino che c'è qui, ma qualcosina qui si vede. Ma c'è più casino di quanto possiate pensare. Ok, abbiamo 2 laser. Però abbiamo una scheda madre che non funziona. Chissà perché non funziona, quindi vedremo. Allora io devo andare, ci sentiamo Damiano. Ciao ciao. Ciao Christian, grazie per essere passato. Non ti preoccupare, ci sentiamo presto. Un abbraccio e ti auguro una buona serata. Ciao Christian. Ciao ciao. Ok. Questo è fatto. Abbiamo solo lente originale. Questa la possiamo usare, questa è da vendere. Fatemi sistemare un attimo il banco da lavoro, che c'è un casino pazzesco. E allora, ora cerco di essere super veloce. Io ci provo però, cerco di essere più veloce possibile. Ovviamente voi direte, vabbè, ma è facile Damiano cambiare... È facile cambiare la scheda madre, così che cazzo è risolto, vero? Hai ragione. Però io questo problema lo risolvo, ragazzi. E farò casomai, per la riparazione di questo laser, cioè per la riparazione di quella scheda madre, farò un video in privato, o almeno farò un video su YouTube, che secondo me viene molto molto meglio. Quindi non vi preoccupate, ragazzi, vi spiegherò tutto. Voglio diagnosticare il problema come si deve. Allora, fai con calma. Amore, se no la live non finisce più. Devo essere veloce in qualche maniera. Allora, quindi ci mettiamo qua. Calma, vogliamo il salvatore. Lo mettiamo qua. Così. Così. Questo cavo che fa un cazzo, no, va bene. Una. Stagno. Cambieremo scheda madre, vediamo se legge. Se così dovesse essere, dovremmo essere a posto. Vedo un laser per la PS2 fatta. Sì, sì, verissimo. C'è un laser di una PS2 che l'ho usata ai tempi, non so quando. Quindi, sì, in questo momento lo sto usando, però, cioè, come pezzi di ricambio. La sonda, mettila qua, 2 secondi. Ah, ringrazio l'oscilloscopio, ringrazio l'oscilloscopio. Io adoro l'oscilloscopio, cazzo. È una macchina tremendamente utile. Perché uno penserebbe, perché la lente non leggeva? E in realtà la lente non leggeva semplicemente perché il prisma, essendo offuscato, non dava l'RF pattern pulito. Risultato, la lente non poteva mai leggere bene. Non poteva assolutamente leggere bene. Quindi cambiando la lente, anzi cambiando il prisma della lente, adesso abbiamo una lettura ottimale. Quindi 2 laser PlayStation.
Ora, ok, abbiamo fatto un po' di pulizia. Quindi la scheda madre di questa PlayStation è KO. Ok? Quindi adesso cambiamo la scheda madre. E poi se funziona il tutto, ovviamente le classiche cose, ovvero pulizia, pulizia della lente. Però magari terminiamo qua. Cerchiamo di avere una 9200 funzionante e stacchiamo qui. E poi l'altra 9200, appena possibile, ci faccio un video e vi spiegherò per quale motivo non legge. Secondo me il problema è piuttosto semplice. Penso si sia bruciato un transistor di regolazione, che dovrei avere in qualche maniera, ma ci farò un video in privato. Ok, dai, a noi. Togliamo qua questa schermatura. Speriamo che quella PlayStation non abbia lo stesso difetto. Ok, questo è lo schema di installazione. Mi dovrei fare una foto. Oppure facciamo così: togli la scheda con tutto il chip e poi se quello funziona lo disaldiamo uno per uno. Così siamo a posto. Dai ragazzi, che ce la facciamo. Dai, con calma ce la facciamo. Fatemi prendere la scheda madre di ricambio. Va, facciamo qua. Vedi, vedi le cose pericolose fa. No, se sono scemenze. La faccio, ce la faccio. Allora, ok, la PlayStation non ha il mod chip. Però facciamo una cosa: fatemi dissaldare i cavi del mod chip, perché possono creare cortocircuito con la massa. E poi vediamo se la PlayStation legge. Vediamo, scusate. Ok. Con calma, che se mi legge i dischi originali già io posso escludere una marea di problematiche. Una marea di problematiche. Alzati il pantalone, lo devo picchiare. Lo so, lo so, lo so. Un attimo. Ecco fatto, hai visto? Ah, tutto a posto. Tutto a posto. Tutto a posto. E allora, almeno il tuo OnlyFans sta diventando free. Io non capisco sta cosa di OnlyFans, ma la volete spiegare per favore? Allora, vediamo se questa scheda madre si accende. Vediamo subito. Ok. Vediamo se abbiamo l'input video. Ok, la PlayStation si accende. Questa è già una gran cosa. Vediamo se legge. Ripeto, questo laser l'abbiamo testato su una 7502 e andiamo. OnlyFans è il tipo Patreon, ma per le foto può... Oh, madonna mia. Ragazzi, mi raccomando, eh. Andiamo a parlare di queste cose stesse. Sempre. Allora, vediamo se legge. Io inserisco un disco qualsiasi, ovviamente se... E come penso io, la PlayStation non dovrebbe leggere, perché non avendo il chip non va a convalidare la licenza di questo disco. Se no... Scusa, fate come volete, scusa. Minacciosa. Funziona, yes, la lente funziona, legge. Però ovviamente il disco ora non si avvierà, perché non avendo il chip non convalida la licenza. Valentina Nappi ha OnlyFans gratis. Non mi interessa, guarda, non sono interessato. Non si sente l'audio? Sì, 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 bravo, bravo Vincenzo, ottima cosa. Grazie per avermelo detto. Ok. Però la lente legge. La lente legge, tranquillamente. Vediamo un po'. Funziona, avete l'audio, si sente? Purtroppo non c'è l'alcura su OnlyFans, meno male, sono contento. Problema audio. In che senso? Come non si sente? Aspettate, io non lo posso sentire perché ovviamente sono in diretta.
Ragazzi, la SPU non funziona. La SPU non funziona. Allora, fatemi fare una cosa. Fatemi fare una cosa. Fatemi sentire col televisore, perché sennò così non lo capisco. Non, la SPU non funziona, non funziona bene. Quello è un problema nell'avvio della sequenza di boot. Allora, fatemi vedere una cosa. Fatemi vedere col mio televisore, perché così non lo posso capire. La SPU non funziona, spero sia un problema di saldature. Che se è un problema di saldature, in due secondi me lo sistemo. La SPU è un chip soltanto, cioè SPU, CDDSP, CDXA encoder l'SPU, sì. Vediamo un po' che succede. Se come penso io, dovrebbe essere un problema di saldature, speriamo. Subito. Lo sentite questo suono? È un problema di saldature. Se voi premete bene il chip, dovrebbe sentirsi bene. Sentite? È un problema di saldature, devono essere rifatte le saldature del chip. Vedete adesso come si sente meglio? Ok, dobbiamo rifare le saldature di un chip. Purtroppo il problema qual è? Che questo chip ha circa 200 e passa pin. Ok. Perché la 7502, anzi la 9002, ha un chip chiamato CXD2938Q. Questo chip praticamente è, come vi ho già detto, CDDSP, quindi Digital Sound Processor, che ha il compito di leggere le tracce CDDA del disco. Poi è SPU, quindi processore sonoro, quindi la PlayStation, il boot che sentite, è una specie di MIDI. E poi è CDXA encoder, che ha il compito di leggere i dati del lettore, perché ovviamente la PlayStation supporta il Yellow Book e il Red Book audio. Quindi questo è il chip da fare il reflow. Questo, io non so se si vede, ma questo qui, questo è da fare il reflow. Non dobbiamo dissaldarlo, dobbiamo metterci solo un po' di flussante e rifare le saldature, e dovrebbe funzionare al primo colpo. Perché dico questo? Perché appunto premendo il processore, l'integrato, il sonoro cambiava, migliorava addirittura, quindi significa che le saldature sono andate da rifare e tecnicamente si dovrebbe risolvere. Una cavolata, però mi serve silenzio. Non sarò anche qui attento. Mi serve molto silenzio e mi serve molta calma. È una riparazione facile, può andare a buon fine, ma mi serve silenzio. E mi serve molto flussante. Meno male che ho preso questo flussante, perché ne avevo proprio bisogno. Togli i suoni. Sì. Tolgo i suoni. Aspetta un attimo. Fatemi staccare chatbot. Gli ho tolti i suoni. Fatto. La carta stagnola? In che senso la carta stagnola? No, non devi fare con il reflow con la carta stagnola. Devi rifare le saldature con un saldatore adatto. Non mi viene bene con la carta stagnola. E devo fare attenzione, perché non devo usare stagno. Devo solo usare lo stagno che mi dà il coso, l'integrato. Ah, e non provate a dissaldare l'integrato per metterne un altro. È un fottuto bordello. Parliamo di un chip a 208 pin. Difficilissimo da sistemare. Io l'ho fatto una volta sola, a me è riuscito, e credetemi non lo rifarò mai più, perché per allinearlo è passata solo mezz'ora. Quindi rifate le saldature di questo chip e buonanotte. Se tutto va bene dovrebbe risolversi il problema. Speriamo. Ok. E se poi te ne penti? Speriamo di no. Spero di non dovermene pentire. Speriamo di no. Ma comunque, so che è una citazione di Mariotti, lo so, eh. Sono fan di Mario, di Maccio Capatonda, lo so.
Ok, piano piano. Piano piano ce la facciamo. Serve un po' di calma e ce la faccio. Allora, facciamo una cosa che a me è frustrante. Questo mi sa che non va bene. Usiamo il classico frustante di resina, che secondo me è meglio. Funziona molto meglio. Questo funziona molto meglio. Ha voglia. Ha voglia. Sbaglio, c'è a casa tua qualcuno che pisce all'infinito? Sbaglio, non è che qualcuno che pisce all'infinito. C'è l'acquario dietro. No, sto frustante 100.000 volte meglio. Schifoso da togliere, ma fa il suo lavoro. Ok, questa parte è stata rifatta. Il problema è qui. Vediamo di rifare questa parte. Quella che non riuscirò a fare la faccio con il... con la stazione d'aria calda, perché ragazzi, se provo a passarci col saldatore mi porto via non so che cosa. Piano piano, piano piano ci riusciamo. Troppo di flussante. Quando vedete che si formano i ponticelli, usate più flussante, non continuate a insistere col saldatore, che altrimenti appena si toglie il piombo è un casino. Cioè poi non si stacca più. Ecco fatto. Ok, piano piano. Ottimo. E questa parte qui è andata. Fa vedere. Sì, è andata. Facciamo la penultima parte. E poi l'altra la facciamo magari con, come si chiama, con la stazione d'aria calda, perché non mi riesce. Piano. Madonna, a furia di lavorare con il flussante mi rovino gli occhi, lo so purtroppo. Ma credetemi, è un tocca sana per la saldatura, serve. Non si può lavorare senza flussante, è impossibile. Le saldature si seccano troppo.
Fatto. Credo. Sì, è fatta. Ci sarebbe quest'ultima parte. Questa però va al CD player, lettore CD. Preferirei non toccarla, perché da quello che ho visto funzionava, andava. Però tecnicamente sì, aspettate un attimo, fammi una cosa. Sì, forse ce la faccio anche con il coso. No, non ce la faccio. Che se faccio così. Sì, infatti, come cazzo si fa? Vado a toccare il connettore. Facciamo una cosa, fatemi pulire un attimo e vediamo che succede. Speriamo bene, dovrebbe risolvere il problema. Me lo auguro. Piano piano. Ah ragazzi, che mangiate stasera voi? Io non lo so, lo dico subito, non lo so cosa mangio stasera. Spero qualcosa di buono. Ho voglia di tipo di patate arrosto con pollo. Che adesso il torcicollo, il mal di testa è scomparso completamente. Manco io lo so. Ma tutti non lo sapete, no? No, vabbè, non lo so manco io, effettivamente. Vabbè, cosa pensate allora di mangiare stasera? Ciao a tutti belli, quanto tempo? Ehi, ciao Alfio! Salve Alfio, come va? Ciao! Comunque, ci siamo. Fatemi evaporare l'alcol, ecco, che ho messo. Oh, e accendiamo. Vediamo che succede. No? Quando andrò al primo lockdown, quando ti ho conosciuto. Eh sì. Come stai, caro? Quanto tempo? Come va? Penso che mangerò la cena. Spiritoso. Che spiritoso questo ragazzo. Bene ragazzi, ci siamo. Vediamo un po' cosa succede. Avremmo risolto il problema della SPU? Lo vediamo subito. Yes! Fortunatamente si lavora sempre in Abruzzo. Lo so, ma anche da tutte le parti. Tutte le parti. Vabbè, non ho esultato come nella 1002, però... Non si sente il video, sì, è normale, ho messo i collegamenti da un'altra parte. Ma comunque abbiamo risolto il problema. Cioè, ovvero la PlayStation adesso dà il sonoro. Yes, andata. Comunque adesso collego la PlayStation alla EasyCap e vediamo di far funzionare il tutto. Ora mettiamo un disco e vediamo se va. Dopo la 6.000.000esima unità il bug è stato sistemato. Quasi quasi lo farei come sonoro a sto punto. E allora andiamo subito. Andiamo subito. Questo qua. Questo è il laser. Mettiamolo qui. Tecnicamente per maneggiare il laser servirebbe un tappeto antistatico con un braccialetto antistatico, perché il laser è protetto fino a quando non è collegato con la scheda, perché appunto è un componente sensibile alle cariche elettrostatiche. Ci metti un GT? Vorrei mettere Gran Turismo, ma mi segnalerebbero le soundtrack per il copyright. Fatemi prendere un disco originale, che se funziona ci mettiamo un chip. E abbiamo finito. Poi le altre cose, ragazzi, le avete viste. Quindi sì. E allora, ulala, mamma mia, sono stanco. Sono stanchissima. Sono stanga. Molto stanco. E allora, Tekken 2 originale in versione europea. Vediamo che succede. Disco gira. Funziona alla grande. Anche la lente. Messa bene pure. È perfetta, sì. È perfetta.
fatto che scatta è perché il disco è rovinato, è sporchissimo, lo strausato, quindi non vi preoccupate, mi sono cazzato che poi me ne vado a sistemare. Sì, 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 sta saltando, è normale, non vi preoccupate, il disco è rovinato. Che in questo punto qua c'è a voglia, ragazzi, c'è una marea di polvere, c'è una marea di polvere. Che sì, ok che la lente riesce a leggere, però il disco deve essere pulito, altrimenti non va. Vediamo, riproviamo. Ma comunque la console funziona, eh? Queste poi sono cavolate. Sì, Tekken 2, Tekken 2, Nick, lo adoro. Va tranquillamente. Sì, va, 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 ragazzi. Tekken, l'avevi comprato un nuovo sto gioco? Sì, sì, è stato quello double pack, ovviamente, che ai tempi usai. Cioè, il mio primo acquisto su eBay, praticamente. Per il disco si ferma. Il fatto che faccia così... Non vorrei sempre... È un problema di sporcizia, comunque. Che vedo che c'è parecchia polvere. Fatemi riprovare. La lente pure un pochettino si è sporcata, pure, farvi capire. Ok, proviamo di nuovo, vediamo se va. Che il fatto che la lente legga un pochettino male non è un problema, ma lo sistemo. Riproviamo. Stai gringiando? Sì, Roberto, stai gringiando. Dai. What the fuck? Io so qual è il problema, non vi preoccupate. Allora, no, vi spiego. Quando la lente... Vi spiego, calmi, normale, l'ho rivista un sacco di volte sta scena qui. Non vi preoccupate. Allora, considerate che la lente deve essere sistemata da punto di vista meccanico. Non abbiamo fatto niente da punto di vista meccanico, quindi...
partiamo da questo. Poi, quando la lente va a leggere male l'eseguibile del disco o i vari file contenuti all'interno del BNS, diciamo che fa glitchare le coordinate dei personaggi durante un loro movimento. Normale, sempre un problema di lettura. Però qual è il punto? Adesso la PlayStation funziona, legge, va sistemata meccanicamente, ma quelle sono le classiche cose. Quindi cos'è che facciamo adesso? Installiamo il chip, vediamo se si avviano i dischi originali masterizzati e io termino il video, se no non finiamo più. Quindi non vi preoccupate, è normale. Considerate pure che il disco è sporco, rovinato, quindi tutto a posto, tutto nella norma. Non è la prima volta che vedo questo errore, anzi è da parecchio che non lo rivedevo questo errore qui. Ma comunque va bene, la lente funziona, quindi il mio sogno, ovvero di riattivare la 1000, si può ancora fare. Ora installiamo il chip, 2 secondi. Vediamo se legge i backup e gli originali. Se questo avviene io stacco, perché per me la PlayStation è sistemata, poi le altre cose me le faccio in privato. Perché alla fine, ragazzi, vi farei vedere sempre le solite cose un po' estancante come cosa. E allora installiamo il chip, 2 secondi. Quanti fili sono? Sono 3 fili, sì. Positivo, negativo e il ponte. Una cavolata. Tra l'altro, ragazzi, guardate che utile questo. Guardate che utile. Io ovviamente qua non si vede mai un cazzo qui, porca vacca. Guardate che utile questo. Il chip non è saldato direttamente nel DIP, nel package del chip, ma c'è una zoccoliera. Quindi che significa? Che se il chip è difettoso io lo estraggo e lo cambio. Io queste cose le devo comprare, cazzo. Sono di una comodità allucinante. Perché mi scoccio ogni volta. Madonna, il chip è difettoso, risalda. Questo è 2 secondi, lo estrai e lo rimetti. Tac, pronto. Quindi, beato colui che si prenderà questa 9200, ragazzi, perché la venderò, lo dico subito, senza problemi. Comunque, le saldature sono abbastanza semplici. Positivo, negativo. Questo è il 6, dove vai a iniettare i dati. E poi c'è il 5. Vabbè, una cavolata. Questi sono strunzati, questi sono strunziti. Allora, ora mo... siamo nella parte finale, Damiano, non rovinare niente. A tavola! Tipo. Tin! Allora, ottimo come idea che abbia saldato sulla zoccoliera. In realtà si dovrebbe fare sempre così, perché, ok, i fili sono a posto, ma se il chip è programmato male, che fai? Stacchi e riattacchi, stacchi e riattacchi. Invece così lo togli, lo rimetti, 2 secondi. Lo devi risaldare, devi fare quello, devi fare l'altro. Una rottura di palle assurda. Invece così è 2 secondi, lo saldi, cioè lo stacchi, lo rimetti, sei a posto. E costano poco, forse 1 euro. Lo devo comprare, quando avrò il programmatore di chip lo devo ricomprare. E allora, c'è un ponte da fare da qui a qui, va bene, cavolo, sempre gli stessi sono i punti. Io comunque penso che sia saltato un transistor di regolazione qui. Che vedo che c'è parecchio ossido, parecchia ruggine, quindi vabbè, è sistemabile però. Ci vuole un po' di tempo. Allora, flussante qui. Ok. U più. Eh sì, ragazzi, c'ho qualcosa sopra la tastiera, perdonatemi. Incolla tutto su tutto. Allora, fatemi pigliare un po' di stagno. Ti ha aperto subito. Ah, ti adoro, bro. Ti adoro. Allora, fatemi... non se riesco a saldarlo da questa parte. Latte scremato. What the fuck? Ah sì, latte UU, nel senso latte scremato UHT plus. Che fa, come riescono queste cose? Ah, Dio mio. Ok, ho fatto il punto.
Ora c'è da installare solo il primo, il secondo e il... anzi, il primo, l'8 e il 6. Allora, prima installato qua, una cavolata. È giallo sotto, oh no. È giallo sotto. Ehi, e dissaldati. Cioè, non si dissalda, eh? Maledetto. Oh. E vabbè, poi il 6 va installato qua, vabbè, non problema. Il giallo sotto, ricordati, giallo sotto. Allora. Giallo sotto. Verde. Ok, e poi rimane l'ultimo che era saldato, dove c'è scritto qua. Fatto. 2 secondi c'è stato, ci ho voluto 2 secondi precisi. Vediamo un po' che succede. Vediamo se possiamo concludere questa parte di Just Repair. Ok. Cavolo, questo episodio è durato parecchio pure lui, eh? Yamabal, è durato assai. È durato assai. Allora, questo lo mettiamo qui. Questo maledetto cable management del cazzo. Non vedo 2 secondi se va. Ok. Allora, uno. Speriamo che il chip non sia difettoso, perché se dovesse essere difettoso mi dispiacerebbe. Ok. La console si dovrebbe acc... Ah, giusto, il laser. Senza laser come facciamo a leggere? Ok. Accendiamo. Prima cosa, testiamo un disco originale. E poi vediamo se legge il disco di backup. Se così dovesse essere, per me l'operazione è conclusa. Ok. Abbiamo problemi meccanici, ma è normale. Ho le leggi gli originali, quindi significa che il chip dovrebbe funzionare tecnicamente. Ok, parte. Possiamo staccare qua. Prendiamo un altro disco adesso, un disco giapponese. Vediamo che succede. Vediamo come funziona. Ragazzi, funziona. Basta bene, esatto. Funza. Quindi la console adesso è mod chipped. Mi sono dovuto sentire un po'. Come procede? Tutto a posto, l'abbiamo sistemata. Tutto a posto. Tutto perfetto. Grande Gemini. Funziona, ragazzi, adesso la console legge anche i giochi di importazione. Quindi sì, sistemata, 2 su 3. Andiamo forte. Alla grande. Ah. Perfetto, dai. Quindi la console adesso legge giochi di importazione, giochi originali, legge tutto. Cos'è che dobbiamo fare adesso? Sistemare una meccanica del lettore, pulire la scheda, controllare il controller, memory card, porta parallela no perché nella 9002 non è presente. Però la console funziona, legge, e abbiamo recuperato un'altra testina laser che userò nella mia SCP-H1000, che è perfetta. Quindi sì, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. È andata, 2 su 3. Sistemata pure questa, ottimo. Ok, ragazzi, io stacco, sono stanco, lo dico senza troppi giri di parole, sono stanchissimo, faccio un raid a Nora, la seguirò, non vi preoccupate, e noi ci vediamo venerdì.
con l'ultima PlayStation da riparare, ovvero una SCPH 1002. Io vi ringrazio infinitamente per avermi seguito, ne ringrazio Alfius, Enzo, ringrazio Alfio, un altro Alfio, beh il cazzo, ehi, sì, ringrazio Iole, Loreta, cioè la mia bimba, ringrazio Enzo, Alfius, ringrazio Roberto, ringrazio Gianluigi, Cristian, tutti coloro che mi hanno seguito, Mick, e noi ci sentiamo venerdì appunto con la SCPH 1002 o con il raid di Nora. Ragazzi, divertitevi, alla prossima, ciao ciao. Fatemi cambiare, yes.